meraviglia, una scena proprio alla Serino Variabile. Questa meraviglia alle nostre spalle, i sassi di Matera, l'arpa, uno dei più antichi strumenti, penso che sia uno degli strumenti più rilassanti che esiste. Dunque, l'arpa, la Basilicata, lei ha studiato al conservatorio a Matera e a Roma. Ha una scuola, mi dicono. Sì, una scuola qui in Basilicata, a Viggiano, in Val d'Agri, dove c'è un'antica tradizione arpistica lucana, di arpa pastorale. Perché nasce è un'arpa nel mondo pastorale già dal 1700 ed è una scuola dove i ragazzi apprendono lo studio dell'arpa oralmente, cioè per trasmissione orale, così come si faceva. Cioè non con gli spartiti? Senza spartiti. E come fa? Lei dice... La corda bianca, la corda rossa, esatto, la corda nera. I colori, le note, poi cantano la canzone che devono suonare, la imparano prima con l'orecchio e poi la ritrovano sulle corde. Lei è nativa, originaria di Matera? Di Matera, nata a Matera e sì. Ma è vero che ogni tanto passano gruppi di turisti, di visitatori e si fermano incantati perché lei sta sulla magari terrazzo. Sul terrazzo della mia casa nei Sassi a suonare, sì, e spesso insomma si fermano incantati dal suono. Che fa? Si ispira... Questo paesaggio che ha respirato da piccola. Sì, perché spesso vengo qui un po' per rifugiarmi dalla grande città e poi per riprendere un po' la concentrazione nello studio. Grazie, mentre io... Sì. A te Maria Elena.